Panariello esiste, ma la trasmissione è Panariello non esiste. Seconda puntata su Mediaset, dopo il buon inizio della prima puntata, c'è stato un po' un calo di spettatori per la trasmissione, di Panariello, appunto, Panariello non esiste. Diciamo che non c'è stato né un calo, diciamo, più che un calo, non c'è stato il rialzo in cui si sperava per la, diciamo, non ci sono stati i numeri che hanno dato piena soddisfazione al successo di Panariello. E andando ad analizzare i dati precisi, abbiamo uno share del 21,80%, che ha perso quindi 7 punti percentuali rispetto agli ascolti delle sorte, quindi di share. Quindi questa è una cosa grave per questa trasmissione. Vi auguro che Panariello, mi è simpaticissimo, veramente un bravo artista, un bravo comico, esaltante quando copia Renato Zero, che ha detto lui stesso: Renato Zero, a volte mi sembro io stesso, mi sembro io, me sem vabbè, non mi viene Renato Zero, dai, l'imitazione, no? Non sono bravo come Panariello. Comunque Renato Zero, che ha tanti cloni, soprattutto a Roma, ma non solo, tantissimi, cioè c'è proprio il lavoro e la professione del clone di Renato Zero. Posso dire che Panariello è uno dei migliori, anche dei più famosi. E quindi è stato un po', non è andata bene la trasmissione, per farla breve. E tra gli ospiti ci sono stati Vanessa Incontrada, Joaquin Cortés, c'è stato il belloccio, no, non Enrico Brignano, che per quanto bravo comunque non è belloccio, ma è belloccio Alessandro Preziosi, Francesco Renga e Michel Telono. Ai se out pego, ai se out pego. Ma poi c'è stato il grande trombettista Bosso, Fabrizio Bosso, che a me piace tantissimo come suona. Uno suona sempre, no? Anche con Cammariere, con Di Battista, spesso a Sanremo, insomma, uno dei più grandi, molto stimato, trombettisti jazz italiani. E soprattutto c'è stata questa Nina Zilli, che sta crescendo e sta piacendo. Innanzitutto è migliorata non solo vocalmente, ma anche esteticamente. Si presenta con un look veramente grazioso da vedersi, bello, affascinante, classico, mi piace tantissimo. Brava. Io all'inizio ero un po' scettico su Nina Zilli, ho detto: ecco qua, un'altra fotocopia della fotocopia della fotocopia della fotocopia. Canzoni, fotocopie delle fotocopie, trite, ritrite, anni 60, rifotocopiate, che fa sempre piacere sentirle, sempre belle canzoni, però un po' fotocopiate e rifotocopiate. Ero un po' scettico. Devo dire però che canta bene, bravissima. Ma canta bene proprio cioè proprio talento, proprio il talento, cioè proprio canta, si vede che canta con facilità. Non è che diciamo, raggiunge la qualità con fatica, no? Perché ci sono anche tanti artisti che raggiungono la qualità con fatica, con ricerca, non è proprio, come si dice, easy going, riesce proprio così, talento, talento, ecco, l'avere talento, è come Messi, no? Quando parlano di Messi, del messia del calcio, Messi, di Barcellona, Barça è il più grande calciatore vivente, forse alcuni già cominciano a dire è più forte di Maradona, vabbè, lasciamo perdere, però Messi a volte dicono, lui, cioè, ho sentito un cronista bravissimo, preparatissimo, un esperto di calcio, ha detto: no, lui quando fa quei numeri escono da soli, lui manco se rende conto, sembra quasi autistico, vabbè, un po' brutto, come si dice, istintivo, così esce da solo, come anche Maradona. Ecco, il vero artista, l'arte, è il gesto atletico, il gesto artistico, come per esempio Mirazzi, esce spontaneo da solo, così, capito? Quindi ecco, questa è la vera arte, no? La vera arte, una delle forme d'arte, poi c'è anche l'arte di ricerca, per esempio questo qua dietro, questo signore qua dietro, ecco qua, che si chiama, questo bianco che si chiama Beethoven, lui è diverso da Mozart, perché mentre Mozart faceva decine di pagine, centinaia di decine di pagine di grandissima musica in poche ore, ta 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 ta, senza neanche ricontrollare, scrivere, no, Beethoven per fare una pagina ci metteva mesi, forse anche anni, però poi abbiamo visto la perfezione, no, con cui Beethoven scriveva, che su alcune cose è stato anche superiore a Mozart. Quindi, grande, abbiamo parlato di tutto, no? Oggi sto sforando proprio nella tuttologia più tuttologa che ci sia, sull'eclettismo. Torniamo a Panariello. Panariello ha salutato in finale, alla fine, il suo amico Francesco Nuti, che saluto anche io nel mio piccolo, chissà se anche lui potrebbe vedere questo mio video. C'ho bei numeri, no, su YouTube, così, niente di che. Se lo vedi, Francesco, un saluto a Francesco Nuti, io sono uno dei tuoi fan. Ancora ti stimo, cioè, ti
stimo tanto, ancora vedo due film e tutto quanto. E questa quindi è la trasmissione. Che dire? Aspettiamo la terza puntata a livello numerico per vedere un attimo come se Panariello risale o continua a scendere. Insomma, vediamo un po'. Il fatto sta che c'è un po' crisi anche, no? C'è un po' bisogno di rinnovamento, di trasmissioni nuove, di idee nuove, non so, sempre la solita pappa. Comunque, mi ha colpito soprattutto Nina Zilli, questo è il mio video commento. Comunque, Panariello esiste e lo rivedremo nella terza puntata con la sua trasmissione. Panariello non esiste, tra virgolette. Ciao.